Menas 1-5, il generale Advent e la sua scorta sono nelle vostre vicinanze, ma non ne conosciamo la posizione precisa. Perlustrate l'area ed eliminate il bersaglio e chiunque provi a opporsi. Ok, allora, vediamo un po' dove siamo. Ok, questo è l'angolo, a quanto pare, della mappa. La mappa è grandissima, come sempre. Ho portato questa squadra qua. Allora, iniziamo con Ghost. Ghost, vammi... Puoi andare lontanissimo in avanti, quindi vai dritto pure fin qua. Mi fido ciecamente. Io ti vedo. Ok, ho già visto due. Ok, e se ti muovi... qua? La mia vita è per la causa. C'è qualcun altro che ha visto? Ha visto un disperso? Ok. Urca. Ho visto un sacco di gente. Ho trovato l'obiettivo. Ok. Sappiamo che il generale è... L'identità del bersaglio confermata. È il generale che stavamo cercando. Fatelo fuori prima che possa scappare. È la nostra unica occasione. Abbiamo tantissima gente. Ok, allora, Artyom viene fino a... qua. Abbiamo Rosvita che viene qua. Abbiamo Pepox che viene qua. Abbiamo Alex che viene qua. Sono già lì. Lapo viene un po' più avanti. Roger. Cypher vieni qua. E il nostro Colt lo facciamo venire qua. Ok, adesso vediamo come affrontarli prima che comincino a scappare. Mi vedono? Ok, mi vedo. Ne abbiamo fatto fuori uno. Non mi aspettavo mi vedessero di già, ma credi di a quanto pare. Sfuggire. Minaccia eliminata. Qua il nostro mech sta facendo un macello di guardie. Tutti attivi. Eliminato. Tutti attivi. Tutti. Anche loro. E vai. Panico perché sono con gli arco? No. Bisogna stare attenti a quello. Ah, viene incontro. Va bene. Vediamo cosa fanno i dispersi. Non puoi più nasconderti. Si picchiano tra di loro, ma va benissimo. Allora, noi possiamo passare tipo qua, dopo che uno di loro si è mosso magari. Allora, Pepox, vieni qua. C'è un 98, un 86, un 81, un 67 sul generale. E un 38 qua. E anche un colpo a catena. Colpo a catena sul generale? Vai. Ottimo, critico da 14. Ciao generale. Ok. X-ray neutralized. Adesso dobbiamo uccidere tutti gli altri. Uccisione confermata. Così si fa. Complimenti per pulire l'area da tutti i nemici rimasti. Impedite loro di recuperare il corpo del generale. Adesso è un po' un problema. C'è un distruttore da far fuori. Cypher deve ricaricare. ...12 danni. Meno uno. Con la pistola? No, vai con la pistola.
X-ray neutralized. Hostile target down. Possiamo distruggere quello plita lì. Beh, sicuramente tu vai in overdrive. Allora. Movimento attivato. Andiamo a uccidere questo? Dieci danni più 96. Ottimo. E via anche l'uplita. Le munizioni rimaste sono limitate. Abbiamo un mirino avanzato. Poi Rosvita, qua abbiamo due di loro. Ci rimane questo che è qua. Lui e loro due. Rosvita, vieni qua. Sarebbe utile sparare l'Andromedon. Ottimo. Bravo Luca. Questo è un distruttore. Quindi spostiamo l'apo qua dietro un attimo. Nemico eliminato. Ah, non ha preso fuoco, non ha nient'altro. Peccato. Alex, puoi andare qua, vedi se ce la fai. Dominio sull'Andromedon, dominio su un Archon. Prova dominio su uno degli Archon. E vai. Abbiamo distrutto la prima fase dell'Archon. C'è la corazza di Andromedon. C'è un disperso solo soletto là. Spara contro il bersaglio finché non muore e esaurisce le munizioni. Vai. Io di asilio. 6 danni più 7 più 6 e addio all'Archon, all'Andromedon. Non possiamo più nasconderci. Ok, via. Prossimo turno. Questo ha terminato la sua stasi e fa guerriero sacro sull'Archon. Brutta scelta visto che c'ha uno di energia. Au! Eh no, mi ha fatto 10 danni, però ti becchi anche un colpo in faccia. Urca! C'è anche un guardiano e due codex. Tutti insieme appassionatamente.
Non puoi nasconderti. E viva la tempesta di lame. Bersaglio eliminato. Prendiamo a sberle una palla gigante. Beh, iniziamo dall'arco. Meccanismi esplosivi. Fico. Trentacinque% da così vicino. Allora, andiamo di Claymore. Posizionata con cura. Andiamo così. Andiamo così. Sì. Kaboom. Ho fatto un po' di danno. Questo si clona. Ora non puoi scappare. Ok. Adesso c'è da distruggere prima questo. La tosse è ancora lì, Bisogna uccidere prima questo. Oplita d'elite. Riusciamo a muoverci. Qui dovrei muovermi. Amare. Sessantotto%, vai. Ottimo. C'ha 8 di energia. Facciamo fuoco in corsa con l'appo e l'appo lo muoviamo qua. Ok, mi muovo. Ottimo. Bersaglio nemico a terra. Qui spariscono un po' gli scudi. Tu sei ancora. Puoi fare ancora roba, sì. L'ho rinviato. No, ho fatto 7 danni. Tu ricarica. Sto ricaricando. Copritemi. Cento% sul codex, prenditelo pure. Ah, c'è quell'arco lì, giusto? Che c'è ancora un sacco di energia. Ce la fai a colpirlo? Ottimo. C'ha 9 d'energia. E con questo lo uccidiamo, perfetto.
questo lo eliminiamo così. Disintegrato, ricarica arma esaurite. Appena ricaricato. E adesso ti puoi andare a curare quello? Affermativo. Ah, c'è anche il coso qua che esplode. E c'è anche questo sacerdote a proposito. E se fai fuoco rapido... No, voglio colpire lui. 57% facendo fuoco rapido. Vai. Mancato. E colpito. C'è 5 di energia. Quanti devono muoversi ancora? Ah. Solo Alex. Mi sto muovendo. Con la lancia psionica. Facciamo ispirazione anche. No, facciamo una lancia psionica. Non c'è scampo dalla mia potenza. Quindi lui esplode, fa altri 5 danni a lui. Arrivano altri dispersi. Adesso sono rimasti due codex praticamente. Uno intero e uno mezzo morto. Unità nemica distrutta. Con tutti i sensi. Il nostro mech sta cercando di fare lo Spark sta cercando di fare di tutto. Minaccia nemica distrutta. Ok. E abbiamo finito il turno. Ah, questo è ancora vivo, è vero. Provo a controllarmi mentalmente. Mi controlla mentalmente il quello che sta controllando mentalmente un altro. Aia. Uff, bomba psionica su però uno dei nostri, quindi questo va bene che stia così. Questo è un po' più preoccupante, però si è messo in guardia. E vediamo cosa fanno i dispersi. Bravo che si è messo in guardia. Bello, tutto in mezzo all'esplosione qua. Unità Spark sotto attacco. Intimidire un zombie? La vedo dura. Ha fatto 5... No, l'hanno ucciso. Non riesco a pensare. Tu gentilmente se puoi uccidere questo. Il nostro Alex sta meglio. Nemico eliminato. Aia! Abbiamo finito gli alieni. Nemico neutralizzato. In teoria. Tu sei ancora qua dall'inizio, tipo. Good to go. Spariamo a caso con l'arco. Finché posso.
Sono a corto di munizioni. Facciamo fuori tutti questi qua, dai. Bersaglio distrutto. Munizioni esaurite. Preparazione e reingaggio. Bersaglio neutralizzato. Non stavo pensando a una cosa, c'ho il lanciafiamme. Unità bersaglio abbattuta. In teoria abbiamo finito i dispersi anche. Infatti, confermato. Ottimo. Missione compiuta. Eccellente, abbiamo un soldato ferito effettivamente. 33 su 34 perché uno è nostro, l'Arcon praticamente. Quindi molto bene, molto bene, molto bene. Bravi ragazzi, velocissima come missione. Salviamo pure, andiamo pure a casa. Oh, bene, bene, bene. Abbiamo avuto molta fortuna, cioè devo dire che Peppox eroe della missione, perché con quel colpo doppio all'inizio abbiamo evitato di dover inseguire per il resto della mappa. L'ennesimo fedele cittadino per mano di alcuni estremisti che vogliono impedire a questo mondo di avere il futuro che merita. Eppure, per il bene dell'umanità, gli anziani rinnovano la loro offerta di pace. Perfetto, e ritorniamo pure a casa casuccia. Punto dopo punto stiamo rimontando. Ottimo lavoro, comandante. Il nostro fantasma è diventato anche un colonnello, giusto in tempo. Piazza una claymore su un nemico senza allertarlo, le mine a 300 esplode quando il nemico subisce danni. Molto bello. Sterminio, suicidio in bersaglio con esilio, poi continuare a sparare contro un altro nemico fino all'esaurimento delle munizioni. Sì, però ho poche munizioni, con questo è il 100%. Perfetto. Andiamo con mina tracciante. Fornisce uno slot aggiuntivo. Spara un colpo in modalità ombra. C'è un modo per avere più... Beh, mettiamo l'innesco remoto a lui. Ok. Gli altri sono un po' tutti stanchini. Ritorniamo pure a casa con un po' di roba. Compreso un tiratore scelto, colonnello. Benvenuto anche tu, Kazami Yui. Un giro un attimo in armeria perché dovremmo averlo, eccolo qua, il 90-29. Promuovi pure e tu sei un tiratore scelto, quindi ti do tutto quello che riguarda proprio il tiratore scelto. Mano ferma, serie, quindi abbiamo un colonnello in più, vedrò di utilizzarti. Ti manca questo ma perché ti andrò a personalizzare dopo. C'è qualcun altro che ha livellato? Sì, ha livellato Danzo Shimura, che è missione segreta in questo caso. Quindi ritorniamo pure sulla mappa. Abbiamo un'aggressività esagerata che andremo a curare. Per curarla... Ah, devo aspettare che prima si curi effettivamente il personaggio. Qua abbiamo gente disponibile? No. Però avrei bisogno di qualcuno disponibile qua. Quindi togliamolo da qua. E mettiamolo in infermeria, il nostro doppia D, e così ci guariscono prima i soldati. E cosa stavamo facendo? La nostra missione è andata a buon fine. Perfetto. Non ci fa vedere la ricompensa, ma la struttura dei falsi dei è distrutta, la realizzazione della loro visione si è allontanata. Ok. Abbiamo una promozione appunto per Danzo Shimura, abbiamo un'altra possibilità di missione segreta che sarà diamoci una mano, utile alieno, aumenta intelligenza, 12 punti di abilità, arma superiore, SCP, prepararsi. Andiamo con
Stabilisci legame tra soldati? Bottino, bottino alieno. Mandiamo un sergente. Che può essere Martello Morose insieme a Nadia Janfra. Dove sei? Ci mettiamo un po' di dati, andate pure. Ordine ricevuto, pronti a obbedire. E adesso dovrebbe essere disponibile qua Danzo per il suo livello. Perfetto, è diventato specialista anche lui. Bene, 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 andiamo avanti con la nostra cosa che stavamo facendo. Aiuto. Non ora, stavo facendo un'altra cosa che era stabilire il contatto qua. Impostazione rotta per il distretto di controllo cileno. Così vediamo di beccare l'Australia. Non sapevo che avesse il vizio di rubare cadaveri, comandante. Zitto. Adesso che è vostro, si può sapere cosa avete intenzione di farci? Redford, comandante, eccellente. L'analisi dei frammenti di dati del Codex è quasi completa. Le informazioni ottenute compensano di gran lunga la perdita della Camera Ombra, come vedrete. Quello è un anziano. Cavolo, non ne vedo uno da almeno 10 anni. Sì, e credo di aver capito finalmente il perché. Gli anziani sembrano afflitti da una grave forma di degenerazione dei tessuti, un'atrofia muscolare più aggressiva di quanto credessi possibile. Stanno morendo. Sembra che il nostro lavoro sia appena diventato più facile. Purtroppo, come tutto quello che riguarda il nostro nemico, le cose non sono mai così semplici. Sono secoli che gli anziani cercano una cura alla loro condizione, senza tregua. Ogni volta che trovavano una nuova specie, procedevano al recupero di tutto il materiale genetico possibile, per poi passare al mondo successivo. Fino ad oggi, credo che in noi abbiano trovato qualcosa. Qualcosa di così importante da mettere le radici qui. Una cura? Non posso dirlo con certezza. Molti file cruciali sono stati cancellati in nome di qualcosa che chiamano direttiva Avatar. Avatar. Ci servono quei file. Se solo riuscissi ad avere accesso ad un codex funzionante, forse potrei recuperarli. O forse questa volta farà saltare tutta la nave. Non ho detto che la creatura mi serve qui, Bradford. Sono convinto di riuscire ad accedere in remoto, sempre che i nostri soldati siano in grado di avvicinarsi abbastanza senza dover eliminare l'unità. Possiamo provarci, dottore. Andiamo avanti anche per quanto riguarda la storia. Aggiunto. Viola la rete aliena, usa il jack craniale su un codex. Comandante, ho aggiornato gli obiettivi alla luce delle ultime scoperte. Sono pronto a partire al suo ordine. Possiamo fare altre ricerche? Ah, c'è la decodifica, la costruzione dell'officina e indizio sulla struttura. Niente di interessantissimo. Esci comunque. Gli anziani sono sempre stati schivi. Invece qua possiamo continuare con la tuta di Stasi anche. Non credo che la maggior parte dei cittadini ne abbia visto uno di persona. Il fatto che gli anziani soffrano di un fantomatico male terminale spiega la loro assenza dai palchi pubblici. Enrico Gas è diventato un'altra recluta, quindi andiamo pure a addestrare qualcun altro. Ci mettiamo dentro Leo Jenkins, che mi diventa un ranger. Andiamo pure avanti. Un messaggio per lei, comandante. Lo invio ai suoi alloggi. Mi aspettavo molto dalla resistenza sotto la sua guida. E devo dire che si è superato, comandante. La caccia si è conclusa. Ora comincia il divertimento. Sto arrivando, comandante. Ok. Devo distruggerlo. Prescelto avvio un vento scuro aggiuntivo. Devo distruggerlo tipo adesso. Non ho dati. E qua va bene così. Sì. Qua ci sono un sacco di soldi. Un secondo. Allora, intanto finiamo questo.
Perfetto. Il cacciatore sta cercando qualcosa nell'area. Adesso posso andare là. Individuati. Rifornimenti disponibili. Andiamo a recuperare i rifornimenti. Nuova rotta per l'Avenger. Avete visto che c'era l'UFO che mi seguiva? La nostra missione è stata interrotta. Urca. Dall'attacco alieno. Facciamola subito. Pensavate davvero che non vi avrei sentito arrivare? Mi sa che nella prossima, appena tiriamo via dall'imboscata, vediamo che prima di andare ad assaltare il cacciatore mi hanno un po' stufato questi prescelti. È arrivata l'ora di dire basta. Non ha più senso nascondersi. Dirigetevi verso il punto di estrazione alla massima velocità. E lo faremo però nel prossimo episodio. Io sono East Brave, grazie ancora per la visione. Namaste and be brave.